il mare e le montagne. Frittura e arrosticini. Il centrodestra e il centrosinistra. All'alba quando spunta il sole. Dopo la Sardegna, l'Abruzzo è il nuovo fronte e la maggioranza cala i tre assi. Discendono le valli in pio. Arrivano i tre assi. Ne manca uno. Quale manca? L'asso di quadri. Chi lo fa l'asso di quadri? Donzello. Qua abbiamo... Donzello. Oh, è arrivato perché... E Sbardella si era preoccupato. No, no, ma già, è già un po' che c'era. Prima di pescare, a Giorgia Meloni fa una tappa a Teramo. Tanto l'effetto Sardegna lo dobbiamo ancora vedere, perché ancora non si è capito neanche come è finita bene. Presidente, ma insomma, io sono molto ottimista, francamente. Escludo secondi passi falsi e terzi passi falsi. Quindi ci scommette. Ho detto sagni e fagioli, arrosticini a pranzo, a cena pesce, frittura e pesce. Quando è la festa dal paesello. Scommette sull'Abruzzo, fa all-in? No. Lei scommetteva. Ma si vince perché sei governato bene, poi parleremo di temi nazionali più avanti, ma qua domenica in Abruzzo si vince. Bisognerà invertire la tendenza con altre elezioni e sono il vero timore di tutti. Sono il vero timore di tutti. Che questa maggioranza possa essere confermata con il voto delle elezioni europee. Succederà di tutto. C'ho l'elmetto. Io ho già messo l'elmetto e vinceremo anche questa battaglia, ma intanto partiamo dall'Abruzzo. L'altra volta abbiamo fatto la battuta sulle fish e lei ha detto vinciamo noi. Che dobbiamo fare questa volta? Rifacciamo, questa volta raddoppio. Non ecco, raddoppia? Raddoppia. Ecco, raddoppia la posta sull'Abruzzo. 5, no, 10, sull'Abruzzo 10. Guardi che Tagliani ha scommesso un pranzo di arrosticini e una cena di fritture. Io un'aragosta. Ok.